Salve a tutti e bentornati in Dolcezza e Magia. Oggi prepariamo dei biscotti al cioccolato deliziosi che non potrete smettere di mangiare. Cominciamo subito. In una ciotola ho versato gli ingredienti secchi, la farina, il cacao, lievito e sale e la vanillina. Ho messo da parte e mi sono dedicata a preparare una mistura che in questa ricetta sostituisce le uova. Ho mescolato l'amido di mais con acqua e olio di semi. Come sempre troverete tutte le dosi elencate nelle note sotto il video. Infine ho mescolato lo zucchero con altro olio di semi, a cui poi ho aggiunto la mistura di amido, olio e acqua e le polveri. L'impasto si presenterà abbastanza liquido, dovrà riposare in frigo almeno 2 ore. Potete anche prepararlo in anticipo e si conserverà fino a 2 giorni. Trascorso il tempo di riposo, accendete il forno a 180 gradi e preparate un mix di zucchero a velo e zucchero semolato e riprendete l'impasto dal frigo. Formate delle palline e tuffatele nello zucchero così da ricoprirle completamente e poi adagiatele nella teglia. Una volta pronte, infornate per circa 12 minuti. La copertura di zucchero farà formare delle crepe in cottura che renderanno i biscotti croccanti fuori mentre l'impasto rimarrà morbido dentro. Eccoli qua, questi biscotti deliziosi. Adesso non vi resterà che lasciarli raffreddare del tutto e poi mangiarli. Sono davvero irresistibili. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' del vostro tempo con me. A presto!